Tocca adesso a Paolo Buffo di parlare del notariato del Comune di San Paolo. Grazie mille, grazie anche agli organizzatori del convegno per il gentile invito. Io domando scusa ma leggerò una traccia, cosa un po' più noiosa ma che garantirà forse un migliore rispetto dei tempi. Allora, la comunicazione che vi presento quest'oggi riguarda i percorsi di affermazione sociale di un gruppo abbastanza circoscritto di famiglie di tradizione notarile nello spazio politico sabaudo, con riferimento prevalentemente al suo settore piemontese fra lo scorcio del 200 e quasi tutto il 300. Nel 1295 molte zone del settore piemontese del dominio di Savoia furono separate dai domini del ramo comitale per formare l'appannaggio di Filippo, nipote del conte Amedeo V e capostipite dei principi di Savoia Acaia, un titolo che non corrispose mai a un effettivo dominio poi sulla Acaia, appunto sulla regione della Grecia. Gli Acaia controllarono l'area fino alla loro estinzione, avvenuta nel 1418, e al conseguente riassorbimento del dominio all'interno dello stato di Lucchi, ormai di Savoia. Il mio intervento si concentrerà sulle vicende del Principato degli Acaia, che seguirò fino al 1360 circa, perché in quel periodo Giacomo, il figlio di Filippo, esce sconfitto da uno scontro militare con Amedeo VI di Savoia, al termine del quale l'appannaggio pur continuando a esistere perde di fatto ogni autonomia rispetto al ramo comitale. Nei territori degli Acaia i professionisti del diritto e della documentazione non si limitarono a fornire un supporto tecnico al funzionamento istituzionale, amministrativo del dominio, ma come stiamo per vedere ebbero anche una funzione importante nel finanziamento dei principi, che si espresse attraverso il frequente esercizio di attività creditizie. Tra fine 200 e 300 questa doppia centralità sul piano professionale e sul piano economico consentì ai vari lignaggi di tradizione notarile, o meglio ad alcuni lignaggi di tradizione notarile, di raggiungere i livelli più alti della società dell'appannaggio. Nella prima parte dell'intervento io ricostruirò gli esiti dell'incontro fra la nuova dinastia dominante e il notariato autoctono, e in particolare la dialettica fra l'autonomia professionale dei notai e l'esercizio di incarichi nei ranghi del funzionariato principesco. E poi, in seconda battuta, osserverò i percorsi familiari e le strutture patrimoniali dei gruppi parentali che espressero notai funzionari principeschi, mettendoli in relazione con il quadro più generale della mobilità sociale in Piemonte all'altezza della cosiddetta congiuntura del 300. Per limitare il campo, come preannunciato, mi concentrerò non sull'insieme delle famiglie che espressero notai, bensì sui soli notai funzionari dei principi, tralasciando per esempio altri gruppi molto importanti, quale quello dei notai comunali, che resta in attesa di uno studio specifico, anche se Antonio Olivieri a Torino ha già avviato una serie di ricerche in tal senso. Nel secolo XIII i territori piemontesi, con l'eccezione della Valle di Susa, che non per nulla resta fuori dall'appannaggio, erano la zona meno saldamente inquadrata entro le strutture politiche, istituzionali e amministrative del dominio sabaudo. All'avvento di Filippo, 1295, la società piemontese era frammentata in un mosaico di poteri locali fortemente autonomi. Da un lato un gruppo di lignaggi signorili rurali, sino da allora abituati a oscillare tra varie clientele vassallatiche, dall'altro alcune città comunali, la Civitas di Torino, ma poi anche degli importanti centri a vocazione urbana come Pinerolo, centro nevralgico della dominazione degli Acaia, e Moncalieri, nei pressi di Torino. Un effetto della scarsa integrazione politica di questo territorio fu la tarda applicazione della più importante prassi amministrativa impiegata dai Savoia di là dalle Alpi, cioè quella del computus, la verifica contabile a cui tutti i principali ufficiali dei Savoia dovevano periodicamente sottoporsi, e che diede esito a quei famosi rotoli di conti di castellani di ufficiali Savoia ancora oggi conservati tra Torino e la Francia. Il computus, diffusosi negli altri territori sabaudi fra gli anni 50 e gli anni 70 del 200, si affermò qui soltanto intorno al 1290, cioè alla vigilia del subentro di Filippo ad Amedeo V. Appena insediatosi in Piemonte, Filippo dovette con urgenza costruire intorno a sé un nucleo abbastanza ristretto di tecnici amministrativi, mobili, versatili, che dipendessero direttamente dal potere centrale.
il governo delle circoscrizioni militari locali, le castellanie, continuò a essere affidato prevalentemente, almeno all'inizio, a membri di lignaggi d'Oltralpe legati politicamente ai Savoia. Invece il personale deputato a gestire le casse delle circoscrizioni, i clavari, e quello deputato al coordinamento finanziario centrale, e quindi i cosiddetti clerici dello Spicium principesco, fu da subito reclutato quasi esclusivamente entro i confini del Principato. Oltre che dalla zona di provenienza, i clerici e i clavari, scelti dagli Acaia per amministrare le finanze dell'appannaggio, erano accumulati dall'esercizio proprio della professione notarile, una situazione in linea non tanto con quella dei domini dei Conti di Savoia quanto con quelle del resto dell'Italia centro-settentrionale, caratterizzate dal conseguimento da parte del notariato di una certa preponderanza insieme agli apparati burocratici che andavano sviluppandosi intorno ai poteri di tradizione pubblica, è qualcosa di cui abbiamo già parlato molto a lungo ieri. Tutti questi notai, reclutati come funzionari amministrativi, continuarono a operare come notai, fatto sia per privati sia per il principe, fatto molto importante su cui ritorneremo. In un contesto di scarsissima, praticamente assente specializzazione degli incarichi insieme alla burocrazia degli Acaia, i notai funzionari degli Acaia contribuirono con una fortissima inventiva alla costruzione e poi alla sistematizzazione di tutte le prassi documentarie impiegate nel governo dell'appannaggio. Quindi, da un lato, attesero alla piena formalizzazione della procedura del compitus, dichiarando i rapporti gerarchici, i rapporti funzionali tra le varie scritture e tra i vari ufficiali che erano coinvolti in questa procedura, e dall'altro lavorarono alla costruzione di modelli testuali standard per le varie categorie di documenti prodotti per conto del principe, franchigia, investitura, patenti di grazia, eccetera. Modelli, questi, a cui era sotteso sempre lo stesso impianto retorico, che si incentrava sull'ambiguità fra la prassi istituzionale e il gesto spontaneo, grazioso da parte del principe. La scelta di notai come amministratore delle finanze principesche contribuì a complicare il quadro più generale della concorrenza fra l'autoritas documentaria che i Savoia reclamavano e l'autonomia del notariato come notariato pubblico. Inizialmente i notai addetti alla redazione dei computi, pur agendo come semplici contabili, perché i computi non sono strumenti notarili, presentavano se stessi sempre come notari principis o come notari tout court. Soltanto intorno al 1310, quindi 15 anni dopo, rispetto alla formazione del primo gruppo dei clerici degli Acaia, la qualifica notarile incominciò ad alternarsi a quella di clericus, che poi nei computi divenne preponderante a partire dal 1313-1315 circa. Nel frattempo l'uso di un sigillo individuale, quindi il luogo del signum tabellionis, si impose come strumento di certificazione delle scritture di carattere non notarile, quindi non degli strumenti, prodotti appunto da questi notai funzionari per conto dei principi. Sul piano della documentazione pragmatica, insomma, il problema dell'ambivalenza dello statuto dei redattori fu risolto relativamente presto con il prevalere dei connotati funzionariali su quelli notarili. Invece, nell'ambito dell'instrumentum publicum, la dialettica fra l'autoritas dei principi e l'autonomia del notariato si protrasse a lungo e ebbe esiti fondamentalmente opposti. Per esempio, nel 1355 un'ordinanza di Giacomo d'Acaia prevedeva l'obbligo di apporre sugli atti notarili prodotti all'interno dei confini dell'appannaggio il sigillo del principe, cioè quindi la stessa prassi che si osservava da molto tempo nei domini d'Oltralpe del ramo comitale, ma questa ordinanza, che era troppo in disaccordo con la traduzione autenticatoria del notariato piemontese, non ebbe poi alcuna applicazione, fu ben presto ritirata. Ecco, dopo aver studiato lo statuto professionale dei notai attivi per conto degli Acaia, possiamo concentrarci sui loro percorsi di affermazione sociale. Bisogna sapere anzitutto che a partire dalla fine del 200, con il cristallizzarsi di quel mosaico giurisdizionale locale di cui ho parlato, gli ancoraggi funzionariale e vassallatico dei Savoia si imposero come contesti privilegiati della maggior parte dei percorsi di affermazione familiare in ambito piemontese. La situazione di continua emergenza militare in cui l'appannaggio di Filippo d'Acaia fu coinvolto nel suo primo ventennio di vita rese urgente una integrazione dei proventi signorili del principe, molto magri perché
mannaggia era piccolo, con introiti d'altra natura, introiti che fondamentalmente Filippo cercò di procurarsi facilitando l'accesso di finanziatori privati a cariche funzionariali, in particolare a quelle di Castellano, in cambio di prestiti e di altri aiuti pecuniari. Questo sviluppo aprì delle prospettive inedite di affermazione da un lato un gruppo di finanziatori provenienti dai lignaggi signorili oltralpini, di cui qui non parleremo perché non ci interessano, dall'altro lato, e invece è su questo punto che insistiamo, a famiglie piemontesi di livello, per così dire, medio, dotate cioè di patrimoni solidi, ma sino ad allora politicamente piuttosto emarginate rispetto ai gruppi sociali più potenti, delle famiglie estranee sia alle aristocrazie urbane che in quel periodo erano i rapporti sostanzialmente cattivi con il principe dopo che un ramo della dinastia dominante si era radicato sul territorio piemontese, sia ai principali lignaggi di signori rurali, il cui accesso massiccio al governo delle circoscrizioni locali avrebbe prodotto delle rischiose sovrapposizioni fra giurisdizioni banali e funzioni pubbliche che Filippo voleva a tutti i costi evitare. Quindi tra il 1295 e il 1315 molti fra questi gruppi parentali che abbiamo appena definito di fascia media riuscirono a collocare un proprio membro entro i ranghi del funzionariato locale di Filippo in cambio della concessione di prestiti o, fatto molto frequente e molto importante, della copertura delle passività degli uffici coperti. Tra le famiglie che approfittarono di questo nuovo canale di affermazione, alcuni si specializzarono nell'esercizio di incarichi di tipo tecnico legati all'amministrazione finanziaria che, come abbiamo appena visto, presupponevano il possesso di una qualifica notarile. I membri di queste famiglie contribuirono a formare quel primo ancoraggio di burocrati reclutato da Filippo in seno al notariato locale che, come abbiamo visto, fu molto importante nella costruzione istituzionale dell'appannaggio. Naturalmente sto parlando di tendenze ed è superfluo rilevare come non tutti i notari attivi per Filippo in quella fase appartenessero alla famiglia imperitrici del principe, ma questo va da sé. È importante invece notare che nel lungo periodo le vicende delle famiglie dei notai principeschi si siano sviluppate in maniera abbastanza diversa da quelle degli altri lignaggi rappresentati in questo primo funzionariato degli Acaia intorno al 1300. Infatti nel secondo decennio del 300 i contrasti militari si attenuarono e Filippo poté consolidare il proprio dominio su un territorio che oramai era praticamente raddoppiato rispetto al piccolo appannaggio di fine 200. Questa situazione favorì il risanamento delle finanze principesche, l'arresto della concessione di uffici locali in cambio di mutui e quindi in sostanza l'uscita dal funzionariato di Filippo di molte delle famiglie che invece erano emerse una ventina d'anni prima. La congiuntura positiva ebbe poi una durata molto breve perché già all'inizio degli anni 30 il moltiplicarsi degli impegni militari, la dissidenza da parte delle aristocrazie urbane, la morte di Filippo nella difficile successione del minorenne Giacomo causarono una nuova crisi finanziaria a cui si fece fronte fondamentalmente sistematizzando la prassi famigerata dei mutua super officiis che avrebbe da allora in poi regolato l'accesso alle cariche pubbliche. Poiché molto maggiori erano le somme richieste per l'ottenimento degli uffici in questa seconda fase, l'estrazione sociale dei funzionari mutò radicalmente rispetto al passato, perché intorno al 1340-1350 i castellani, in particolare degli Acaia, appartenevano quasi tutti alle famiglie aristocratiche, urbane, che erano fedeli ai principi, oppure alle principali famiglie dei domini rurali, che oramai erano sotto il saldo controllo dei principi, oppure a famiglie di banchieri, a grandi famiglie di banchieri. La più significativa eccezione a questo ricambio nella composizione del funzionariato degli Acaia fu costituita appunto dalle famiglie di burocrati. Nei decenni centrali del secolo XIV, esponenti di quasi tutti i gruppi parentali rappresentati nella cerchia dei clerici di inizio secolo erano ancora presenti nell'entourage burocratico degli Acaia, quindi c'è sostanzialmente una continuità. Continuità che fu favorita da molti fattori, il primo dei quali io ritengo sia stata la cronica assenza di una distinzione insieme alla burocrazia centrale fra clerici deputati all'amministrazione finanziaria e notai pubblici al servizio dei principi. Il reclutamento come clerici di parenti ed eredi di altri clerici fu considerato un rimedio efficace a uno dei principali elementi di debolezza della documentazione sabauda, e cioè alla fragilità del controllo principesco sui protocolli
dei notai funzionali, che contenevano le imbrevidure degli atti prodotti per conto del potere centrale, appunto, da questi notai. Favorendo continuità familiari insieme al proprio apparato burocratico, gli Ettaie riuscirono a controllare quei registri almeno in maniera indiretta. Non è un caso che i protocolli di notari degli Acaie della prima metà del 300, conservati ancora oggi, si riferiscono tutti quanti all'attività di due sole famiglie che espressero delle continuità generazionali molto lunghe, appunto, nell'ambito dei clerici degli Acaie. E allora vediamo di presentare il caso specifico, avviandoci a concludere, di un gruppo parentale di tradizione notarile, la famiglia Canali, che io ho cercato di sintetizzare in questo albero genealogico, le cui vicende sono per noi interessanti perché possono essere seguite a partire dalla fine del 200. Negli anni 80 del 200 la famiglia Canali era radicata in due centri rurali nei pressi di Pinerolo, Pugnana e Scalenghe. I primi membri a noi noti si chiamavano Francesco e Antonio e appartenevano appunto alla clientela dei signori di Scalenghe, che erano vassalli di Savoia. I due lavorarono in più occasioni come mediatori fra i signori, i conti e la società locale, mettendo a disposizione delle competenze di natura giuridica. Il primo fu podestà di Scalenghe, partecipò anche alla redazione degli istituti di Scalenghe. Il secondo, come notaio, redasse l'atto dell'omaggio prestato dai signori di Scalenghe ad Amedeo V. Il passaggio della famiglia da una situazione di preeminenza locale alla presenza fissa all'interno del funzionariato sapaudo di alto livello si verificò in corrispondenza proprio della nascita dell'appannaggio. Questo passaggio fu dovuto da un lato alla centralità che acquisirono nell'entourage di Filippo, appunto i signori di Scalenghe, dall'altro all'attività di finanziamento del principe che i Canali svolsero precocemente a partire dagli anni stessi della nascita dell'appannaggio di Filippo. I molteplici prestiti concessi dai Canali a Filippo ebbero l'obiettivo di agevolare la carriera funzionariale di un solo membro della famiglia, che è quel Simondo che vedete sulla sinistra. Notario, Simondo esercitò dapprima l'incarico locale di Lavario di Pinerolo, del principe, e quindi incominciò a operare come clericus in seno alla sua burocrazia centrale. Divenne anche familiaris e consigliere del principe. Tutto questo pur continuando ad amministrare anche circoscrizioni locali e a percepire gli stipendi a essere legati, si trattava di incarichi piuttosto remunerativi. Simondo e i suoi fratelli, tra cui Giovanni, che era canonico della cattedrale di Torino, svilupparono anche dei forti legami creditizi con un vasto gruppo di soggetti privati, chierici e laici. La rete di rapporti economici e istituzionali intessuta dai Canali permise a un altro fratello, Guido, anche di canonico torinese, di procurarsi addirittura l'elezione a vescovo di Torino nel 1320. I Canali mantennero la posizione eminente raggiunta a inizio 300 anche a cavallo della crisi degli anni 30 e anzi furono tra i primi ad approfittare della nuova ricerca di prestiti da parte degli Acaia. Appunto negli anni 30 Simondo investì i proventi delle sue attività, in parte chiaramente di nuovo nel credito, in parte e soprattutto acquistando giurisdizioni feudali, in particolare quella di Givoletto nel nord della Pannonia. Tutti questi comportamenti si ripeterono uguali con la generazione successiva, rappresentata da Termenione e Guglielmo, nipoti di Simondo, il quale era morto senza eredi diretti. Anche questa volta il sostegno economico della famiglia si concentrò su un solo membro, appunto Termenione, il quale, al pari dello zio, aiutandosi con i vari prestiti concessi da lui e dai suoi familiari agli Acaia, svolse contemporaneamente l'incarico di clericus, che implicava la sua vicinanza ai principi, e funzioni amministrative locali, che corrispondevano, come abbiamo visto, sostanzialmente alla percezione di rendite, anche abbastanza cospicue. Anche Termenione investì il locale il denaro così ricavato acquistando giurisdizioni nella propria zona d'origine e approfittò anche della genesi di una nobiltà come gruppo sociale definito, intercorsa nell'appannaggio soltanto a metà 300, per inserirsi fra i pari della curia vassallatica dei principi d'Acaia. Nella generazione ancora successiva ritroviamo gli stessi funzionamenti. Per esempio, tra i figli di Termenione, uno in particolare, Remigio, si afferma come cancelliere, come giudice generale nel funzionariato da prima degli Acaia e poi quando si estinguono di Amedeo VIII, Duca di Savoia. Avviandomi a concludere, vorrei sottolineare due elementi importanti che emergono dalle vicende dei Canali.
In primo luogo il fatto che i proventi del credito e degli uffici siano investiti nell'acquisto di giurisdizioni feudali. Il fatto che avvicini i comportamenti di questa famiglia a quelli, per esempio, dei lignaggi di banchieri, che in quegli anni, a metà 300, si impongono sulla scena politica del Piemonte Sabaudo, provocando lo scorporo di gran parte delle giurisdizioni locali dal dominio diretto degli Acai, che gliele vendevano. In secondo luogo, è evidente nel caso dei Canali il convergere dell'impegno economico dell'intero gruppo parentale, questo nell'arco di più generazioni, sulla carriera funzionariale di singoli membri. Un atteggiamento che va messo in relazione con i processi di specializzazione interni a gruppi parentali che caratterizzarono nel corso del 300 una buona parte della società piemontese. Per esempio, pensiamo ai vari lignaggi di signori rurali, entre i quali un solo membro fu avviato alla carriera funzionariale all'interno dell'entourage principesco, mentre gli altri lo sostenevano gestendo i proventi del dominatus e continuando, sono proseguendo nel radicamento locale. Ma pensiamo anche ad alcune famiglie dell'elite urbana torinese studiate da Barbero, all'interno delle quali ci fu appunto un processo di specializzazione con alcuni individui, alcuni rami che avviarono delle carriere all'interno delle magistrature cittadine e altri rami che si radicarono progressivamente nel contato. Insomma, le vicende delle tradizioni notarile legate ai principi d'Acaia parrebbero piuttosto in linea con quelle di altri gruppi sociali con profili molto diversi e con dei patrimoni normalmente anche più importanti. Si tratta di un bilancio ancora tutto da verificare, ovviamente alla luce di una campagna più capillare di ricerche sulle strutture parentali, sulle fisionomie patrimoniali, sulle relazioni sociali delle famiglie coinvolte in generale nell'ufficialità e nelle cerchie vassallatiche degli Acai. E poi occorrerà lavorare anche su un altro fronte di indagine, finora ignorato ma che io ritengo molto importante, cioè quello del coinvolgimento dei notai funzionari degli Acai nelle magistrature dei soggetti dominati, delle magistrature comunali. Questa prima e breve ricognizione che ho qui presentato intanto ha permesso di chiarire come la funzione svolta dai notai degli Acaia abbia largamente oltrepassato la messa a disposizione di una semplice episteme giuridica e documentaria, perché questi professionisti della cultura scritta, al contrario, si affermarono come un gruppo forte sia sul piano patrimoniale, sia su quello tecnico, sia su quello politico, lungi da limitarsi a fornire un contributo pratico alla genesi istituzionale del Principato, essi vi parteciparono come protagonisti, negoziando con gli Acai i termini del proprio duplice servizio come burocrati e come notai pubblici, ma anche approfittando dei canali di mobilità sociale incentrati sui principi per compiere delle ascese familiari dagli effetti duraturi. Vi ringrazio.